90. Gli italiani sono convinti di diventare vecchi, c'è una bellissima indagine al riguardo dell'Osservatorio Nazionale della Salute, sono convinti di diventare vecchi a 83 anni. Solo che noi abbiamo una speranza di vita media di 82 anni e 6 mesi. Quindi noi siamo convinti di diventare vecchi 6 mesi dopo la morte. Noi non abbiamo più lo spazio mentale per la parola vecchio. Pensate su Wikipedia, sapete cos'è Wikipedia? Lo dico per i vecchi presenti, Wikipedia è un'enciclopedia online, no? 5 anni fa hanno fatto una discussione, ma sta parola vecchio, la mettiamo o non la mettiamo? Secondo voi? Non l'hanno messa. Cioè uno ci mette vecchio, dice, cioè, appunto ti dice no. E se andate a vedere la discussione, perché questa enciclopedia è fatta dagli utenti, dice perché offende la dignità umana? E questo è un cambiamento enorme, perché non avere spazio per la vecchiaia significa non avere spazio neanche per le altre età della vita. Facciamo un'altra domanda. Secondo voi, quando è che uno dovrebbe sentirsi schifato se lo chiamano giovane? Il vescovo è giovane o vecchio? Falsità. Quindi quando si smette di essere giovane? Ci avete un'idea? Mai. Comunque, gli italiani sono convinti che si smette di essere giovani a 60 anni. Ma voi capite che significa? Cosa? No, no, io faccio riferimento a quell'indagine che citavo prima. Ecco, questa è un'indagine fatta alla statistica. Un'indagine. Qualcuno ha risposto al posto nostro, e c'è su internet, se voi mettete, trovate queste cose, in genere sono commentate e annunciate da Ivo Diamanti su Repubblica e così via. Voi immaginate la situazione complessa in cui si trovano i nostri ragazzi. Voi sapete che perché un ragazzo, soprattutto un adolescente, possa diventare adulto, ha bisogno di una sola cosa: di scontrarsi a morte con un altro adulto. Normalmente questo adulto è il papà e la mamma, no? Questo dovrebbe essere il minimo. Però cosa succede? Che un adolescente italiano, quindi un ragazzino o una ragazzina di 12 anni, ha un papà di 48 anni e una mamma di 42. Per cui lei ha ancora 12 anni, 18 anni prima di diventare adulta, perché è giovane. Lui invece ha ancora altri 12 anni. E capite che è un bel problema per i ragazzi diventare adulti con questi due che adulti ancora non lo vogliono diventare. È un caos incredibile nel livello educativo. Ecco, tutto questo per dire, insomma, per accennare un po' il cambiamento nel quale noi ci troviamo. Adesso una domanda di quelle belle, belle, belle. Sapete che morirete tutti? Questo lo sapete. Perché ultimamente la gente non muore in Italia, avete visto? No. La gente si spegne, viene a mancare, scompare, compie l'ultimo transito, smette di lavorare, smette di soffrire, passa dal sonno al cielo. È impressionante, no? Nessuno usa più l'espressione morire. No? Se n'è andato. È una cosa interessantissima questo cambiamento anche con la morte. Noi sappiamo sempre che la morte è la domanda intorno alla quale, insomma, si decide la vita, ma ormai non è più così. C'è un giornalista, e potete andare a trovare, che ha analizzato La Nazione di Firenze e ha analizzato 2,5 milioni di necrologi. 2,5 milioni di necrologi. E su 2,5 milioni di necrologi l'espressione morta e morto compare solo 500 volte. Abbiamo allontanato questo elemento. Tra l'altro il necrologio più bello, più famoso, suona così. Improvvisamente, all'età di 106 anni, Irma Scugli è passata dal sonno al cielo. Increduli, attoniti, i pronipoti, i nipoti li aveva già fatti fuori, i pronipoti ne danno pubblica notizia. È un cambiamento enorme, che è anche, e lo dobbiamo dire subito, un cambiamento evolutivo. Cioè, abbiamo guadagnato tante cose negli ultimi anni. E Papa Francesco, in questa frase che io ho messo all'inizio dello schema, che poi eventualmente verrà distribuito, ecco, dice proprio questo: siamo in un momento in cui i cambiamenti non sono lineari, per cui non ci possiamo abituare, ma sono stati e sono cambiamenti, lui dice, esponenziali, epocali, salti qualitativi e non semplicemente quantitativi. E questi cambiamenti
mettono in discussione non solo qualcosa della nostra vita, un aspetto della nostra vita, ma mettono in discussione proprio tutta la nostra vita, tutto il nostro modo di pensare, di vivere, il nostro modo di mangiare, il nostro modo di relazionarsi con gli altri, relazionarci con noi stessi. E questo è un cambiamento che appunto ha tantissime cose positive, come vedremo, ma al quale la nostra specie non è abituata, perché per tanti anni, per tanti secoli, anzi, i cambiamenti sono stati veramente minimi, veramente minimi. Quando io devo spiegare questa cosa agli studenti, faccio un esempio abbastanza, spero anche per voi, immediato. E cioè, se noi riuscissimo a prendere Abramo, ricordate Abramo, no? 3.000 anni prima da oggi, più o meno, no? Grosso modo, qualcosa in più, qualcosa in meno. Ecco, se noi riuscissimo a prendere Abramo e a riportarlo alla fine degli anni 70, è stato calcolato che nel giro di un mese Abramo potrebbe tranquillamente adattarsi alla vita degli uomini degli anni 70. La vita di mio nonno, di qualcuno di voi. Talmente poche sono state le rivoluzioni effettive capitate, no, nel solco, ecco, dell'umanità da 1.000 anni prima di Gesù, 2.000 anni dopo di Gesù, che non dovrebbe essere un'operazione estremamente complicata. Al contrario, se noi riuscissimo a prendere una persona come mio nonno, io ho fatto già l'esempio la volta scorsa, come mio nonno, e riportarlo oggi, mio nonno è morto nel 74, è stato calcolato, è prevedibile immaginare che un'intera esistenza non gli sarebbe sufficiente per adeguarsi al nostro stile di vita. Non il cellulare, non le macchine ibride, no, 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 il proprio modo con cui noi viviamo, ci vestiamo, pensiamo, ragioniamo, il modo con cui noi, per esempio, partecipiamo alle liturgie, partecipiamo alla vita della Chiesa, sarebbe per lui incomprensibile. Mio nonno era un sarto e la sua grande abilità era la capacità di trasformare i pantaloni in gonne, i cappotti in vestiti e le camicie. Straordinario. Chi spiegherebbe a mio nonno l'uso diffuso dei jeans strappati? E chi spiegherebbe a mio nonno che quelli là costano più di quelli interi? No? Oppure, come potrebbe reagire mio nonno se venisse a messa la domenica dove vado io? Dove c'è la signora Maria, ma soprattutto c'è Ugo. Ugo è il chihuahua della signora Maria. Vengono a messa tutti e due. E la cosa più interessante sarebbe osservare mio nonno mentre Maria e Ugo fanno i loro discorsi, soprattutto Maria. Ugo è più silenzioso, normalmente. Io l'ho sentito tante volte, no? Mentre mi preparo così per fare l'omelia, la signora Maria dirà a Ugo: oh, questo è calabrese, ma è proprio bravo, stai attento. Addirittura qualcuno ha sentito la signora Maria in fila dire a Ugo: mi dispiace, ma tu ancora non la puoi fare. Capite che lo scenario che si apre è da impazzire per un uomo degli anni 70, così via, no? Allora siamo davanti a un cambiamento d'epoca, che è un cambiamento evolutivo che dobbiamo salutare davvero con un grande senso di benedizione, ma siamo anche consapevoli che questo cambiamento accade per una specie come la nostra, che invece in genere è lentissima e non ha avuto, come dire, queste esperienze simili, un'esperienza simile a quella che stiamo vivendo in questo momento. E tutte le istituzioni educative, la famiglia, la scuola, anche il mondo della politica in qualche senso, e soprattutto l'esperienza religiosa, risente di questo cambiamento. Perché è un cambiamento che tocca proprio alla radice la nostra vita, i nostri criteri di riferimento, il nostro senso di essere felici. Cambia completamente. E quando cambia questo senso, questa domanda della felicità, il cristianesimo subito è toccato. Perché se Dio è venuto in mezzo a noi, come adesso andiamo a celebrare, così, è perché ci vuole felici. Ed è chiaro che quando l'umanità, soprattutto l'umanità in Occidente, cambia completamente il senso della felicità, no? Ora, diciamo così, no? Il vescovo ha detto: Don Armando è un professore, segretario, ma se mi avesse detto: ti vedo dimagrito. Cioè, diciamolo, cioè, bastava ti vedo dimagrito, cioè, io gli baciavo i piedi, cioè, quando noi, cioè, diciamocelo chiaramente, no, con tu, no,
ti vedo dimagrito, ma come stai bene? Ma il tempo non si ferma mai, che mangi? Dimmi il tuo segreto. Cioè, e questo ormai è il nostro criterio di riferimento. E questo va anche bene. No, effettivamente, lo diremo subito, c'è stato dei cambiamenti straordinari. E cambia, non è che cambia il messaggio, ecco, su questo c'è un po' di fatica anche con Papa Francesco, perché siamo tutti, non è che si tratta di cambiare il messaggio. Il messaggio è sempre questo: Dio ci vuole felici, ci vuole bene, e vuole che ci occupiamo di tutti, ma il modo con cui noi lo comunichiamo, lo diceva bene il Vescovo, no? Questo inevitabilmente deve cambiare, perché noi abbiamo ancora un sistema che funzionava bene per mio nonno e per le persone di prima. Io normalmente dico, noi abbiamo un sistema di comunicare il Vangelo che è stato grosso modo immaginato, così come noi ce l'abbiamo, intorno al 400. E pensate, dal 400 sino ai nostri giorni ha funzionato benissimo. Poi è successo questo cambiamento enorme. E noi vediamo la difficoltà. E la più grande difficoltà qual è? Qual è la più grande difficoltà? Che non riusciamo più a convincere, a trasmettere ai nostri cuccioli, ai bambini, ai ragazzi, che la fede è una cosa bella, che la fede non toglie nulla, che la fede anzi permette di vivere tutte queste nostre esperienze in più che abbiamo con maggiore senso di partecipazione e di presenza. Ma il punto non è che loro sono contrari, proprio non riusciamo a comunicargli, c'è creato un vuoto, una distanza incredibile. E questa distanza incredibile è legata al fatto che come comunità ecclesiale facciamo fatica a parlare agli uomini e alle donne di questo tempo, cioè ai nostri, come dire, coetanei, agli adulti. Perché sono gli adulti i nati tra il 46 e il 64, la generazione dei boomers si chiama, e i nati tra il 64 e l'80, la X generation, che hanno maggiormente respirato questo cambiamento. Ma lo hanno respirato e lo hanno proprio sulla loro pelle. Questo cambiamento ha trasformato completamente il senso della vita umana per queste due grandi generazioni, che sono anche le generazioni più presenti in questo momento nella storia. Io faccio riferimento all'Italia, no? I boomers più la generazione X, pensate, siamo 31 milioni. Se prendiamo i giovani e usiamo un criterio tipo 16-29 anni, sono meno di un milione. Capite? Una quantità enorme, no? Questo tecnicamente si dice il processo di degiovanimento, cioè negli anni 50 ogni genitore aveva più figli, in questo periodo ogni figlio ha più genitori, un cambiamento veramente non indifferente. E vedete, noi abbiamo guadagnato tante cose, ma anche il guadagno, vedete, va conquistato, va in qualche modo razionalizzato, vissuto, no? E l'unico che ha capito qualcosa di tutto questo, sapete chi è? Il mercato. Il mercato ha capito che noi siamo cambiati, che siamo eccitatissimi di questi cambiamenti e governa, cavalca questo cambiamento solo per che cosa? Per il suo scopo, vedete? No, tutto quello che si vende oggi si vende perché è anti-age, perché ti fa restare giovane, ti illude di restare giovane, non c'è cosa che non... E insiste tantissimo. Pensate, noi ogni settimana ascoltiamo 630 spot pubblicitari. E noi che siamo cristiani, quanti spot dovremmo fare, no? È una cosa bella. Eppure, e poi questi spot pubblicitari, mica sono cosette così. Là se li studiano scienziati, scienziati della mente, scienziati del mercato. Pensate, ti devono vendere delle fesserie incredibili, non so, sta crema che ha a che fare col miele delle mele dell'Africa e così via, delle api dell'Africa e così via. Ma mica ti dicono, ti vengono le mani belle. No, è troppo, no. Combattono il cedimento cutaneo, rimpolpano, ristrutturano, eliminano i radicali liberi. Cioè, oh, è una cosa seria, cioè, vanno giù duri e ci riescono benissimo. Pensate, il settore che in Italia adesso va meglio è la cosmetica. Parlo ovviamente in termini relativi. Noi spendiamo 10,4 miliardi all'anno in cosmetica. Nell'anno della pandemia la cosmetica ha fatturato il 17% in più. L'anno scorso gli italiani hanno speso 56 milioni di euro in lozioni contro la caduta dei capelli. E a tutti noto che l'unico farmaco in grado di arrestare la caduta dei capelli si chiama pavimento. Chiaro?
Loro lo hanno capito, sto cambiamento. Lo hanno capito benissimo. E vedete, Papa Francesco ha intuito questa cosa, è lo stato di grazia, è perché appunto ha questo compito suo di essere il pontefice, no? Di creare un ponte tra questa umanità e Dio. E lui ci dice, guardate, qui c'è da riflettere, da fermarsi, no? E fare anche dei cambiamenti. Ma i cambiamenti sono proprio nella strutturazione di come noi portiamo il messaggio. Cambiamento di linguaggio, cambiamento di modo di organizzare la vita delle parrocchie, di organizzare la vita delle diocesi. E qui c'è ovviamente una proporzione semplicissima. Questo cambiamento è un cambiamento epocale. Il cambiamento che ci viene richiesto nella nostra pastorale non può essere di meno. Ed è per questo che è importante, lui lo dice, no? Questo sentire insieme. Non so, non può essere una cosa solo dei vescovi. Non può essere solo una cosa dei preti o delle suore o dei consacrati. Perché se li lasciamo soli i vescovi, è un caso. Vedete, loro, quando devono fare una riforma, ci pensano e ci pensano. Pensate, si sono presi 5 anni e in solo 5 anni sono riusciti a cambiare un verbo del Padre Nostro. Cioè, 5 anni! Cioè, capite? E tra l'altro non è che lo dovevano trovare il verbo, perché già gliel'avevano detto qual era, però in appena 5 anni ci sono riusciti. Vedete, il Papa dice, se questi me li lascio soli, cioè, poi avete presente, il vescovo, sono contento, mi ha detto che c'è questo gruppo Evangelii Gaudium e così via, il numero 27, Papa non è che ci va leggero, dice, che cosa dobbiamo cambiare? Ogni cosa. Capite che se lasciamo il vescovo è un pochino di giusto così, no? Allora facciamo sto sindaco, ma facciamolo grande, 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 perché qua ci vuole proprio questo sentimento profondo. Allora cerchiamo di approfondire un po' questo cambiamento, perché è importante conoscerlo, non perché, perché ripeto, per molte cose si tratta di evoluzioni dell'umano, ma anche le cose positive devono essere governate. Non, nella nostra esperienza non c'è nulla di automatico. Anche la cosa che sembra immediatamente, no? Più risolutrice di problemi, in realtà comunque deve essere umanizzata, deve essere riportata al nostro livello. No, io per dire questa cosa, quando parlo con i miei studenti, dico, guardate, cos'è che un italiano pensa che gli possa risolvere la vita? Dai, cos'è? Un gatto? E tu dici, ti guadagni 1 milione di euro, 2 milioni di euro, hai risolto i tuoi problemi. No. Inizia ad avere un altro problema. Prima, non farlo sapere ai tuoi figli, non farlo sapere ai tuoi cugini, ai tuoi nipoti, cioè, agli amici, a quelli che abitano in casa. Cioè, non è facile, eh? Vedete? E questo è un po' l'umano. Allora, e tra l'altro, è come dire, la Chiesa è sempre stata in grado di intercettare questi cambiamenti. Queste cose. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una popolazione come quella occidentale e quella italiana, che per lunghissimo tempo è stata una popolazione dalla vita molto breve, dalla vita molto povera, molto piena di frustrazioni, quasi senza nessuna grandi possibilità, da una popolazione che aveva il problema urgente, era la fame, no? Aveva questo problema della fame, da una popolazione che era molto provata dai dolori fisici, oltre che dai dolori di natura, diciamo così, e poi una popolazione che era anche una popolazione sostanzialmente analfabeta. Era questo il contesto che, in cui si trovava mio nonno. Povera, una vita breve e così. A un certo punto i cambiamenti nella tecnologia, i cambiamenti nella farmaceutica, i cambiamenti nella medicina, ma sono cambiamenti importanti. 1969, a dicembre, Charles Barnard compie il primo intervento a cuore aperto. Il cuore aperto non è un'espressione che dice del cardiochirurgo, ma parla del paziente, ovviamente. Ecco, cioè, cose enormi. Poi, appunto, tutti i cambiamenti culturali, il 68, la musica nuova che è arrivata, tutte queste cose, che cosa hanno portato? Hanno portato come primo livello, primo grande cambiamento, la longevità. Noi abbiamo guadagnato, nati dopo il 46, 30 anni di vita in più, di cui i primi 20 sono di ottima salute. Quindi non è semplicemente un allungamento di tipo quantitativo, ma anche di tipo qualitativo. E questo ha toccato completamente soprattutto la fascia maschile. I maschi
prima morivano a 55 anni. Dicevo che questo è il motivo per cui non c'erano i divorzi. Bastava avere un attimo di pazienza. Lei all'altare diceva: io ti prendo per tutta la mia vita, ma tu a 55 anni muori. Sì, certo. C'erano problemi di divorzio, c'erano problemi di disoccupazione, c'erano problemi all'INPS, c'erano problemi nei parcheggi, c'erano problemi negli alloggi. No, lui moriva a 55, lei a 65. Capite che i passaggi generazionali erano molto più semplici. Pensate, in questo momento i vescovi emeriti li stanno superando, gli manca poco per superare lì. È un cambiamento incredibile. E questa è una cosa, perché la nostra specie, quando cercava il senso della vita, il punto di riferimento è sempre stato la morte. Noi siamo l'unica specie che è consapevole di morire. È vero, anche gli animali, nell'ultima fase, appunto, avvertono che qualcosa, l'aquila che va a morire, sappiamo tutte queste cose. Noi invece no, lo sappiamo, siamo mortali. Noi siamo immortali, no? Anche Omero, la prima volta che ci chiama in causa, mica dice gli uomini, cantami, no, i brotoi, i mortali. Noi siamo l'unica specie che ha questa consapevolezza. Ma oggi, lo dicevamo prima, la morte è diventata una cosa, tranne in alcune eccezioni, così via, ma ordinariamente è una cosa estremamente lontana nella nostra. Se noi pensiamo alla nostra pastorale, no? Quanta attenzione, giustamente, per i morti. Per le anime dei morti, le messe per i morti e tutte queste cose che sono state importanti. C'era la messa il giorno della morte, la settimana, il mese, l'anno. No? Era un contesto dove questo tema era particolarmente sentito. E poi cambia l'economia delle nostre case, l'economia delle nostre faccende domestiche. Io dico sempre, signore, tornando a casa, date un bacio alle vostre lavatrici. Ha fatto più la lavatrice che tutte le leggi per l'emancipazione femminile. La lavatrice ha regalato alle donne 90 minuti di tempo libero in più al giorno. Se non ci credete, lavate un bel lenzuolo matrimoniale a mano completamente. Ma la lavatrice e alla lattoviglie e il frigorifero e il bimbi e il planetario e il forno a microonde e l'estrattore di frutta e mo arriva pure la stiratrice. È impressionante avere una grande nuova possibilità di presenza al mondo, a cui si unisce ovviamente poi nel 1957 l'obbligo della scuola media stessi. E questo cambia la prospettiva delle donne, che è sempre stata una prospettiva di un senso di frustrazione incredibile, perché la natura ha bisogno delle donne, le ha rese più resistenti, più intelligenti, ma nel passato questo era qualcosa che non poteva essere esercitato. L'unica soddisfazione è che non moriva a 55 anni. Dopodiché non c'erano grandi soddisfazioni nella vita di una donna del passato. Cambiamento enorme. Pensate, attualmente noi abbiamo su 10 laureati, 7 sono donne. Cambiamento impressionante. E nel passato si credeva, come aveva detto Aristotele e poi aveva ripetuto Tommaso d'Aquino, che la donna sostanzialmente fosse un uomo venuto male. Cioè, oggi questa è del tutto cambiato, no? Siamo noi oggi maschi che dobbiamo fare, no? Io ho una disputa con mia sorella, no? A proposito, se non so se mi potete aiutare, di questi deodoranti, perché dietro c'è scritto 12 m. Allora, la mia interpretazione di questo 12 m è che ne devi usare poco, perché deve durare 12 mesi. Lei sostiene invece che purché entro i 12 mesi, quindi lo puoi mettere tutti i giorni, no? Tutti i giorni. Io sono nipote di uno che, quando mia nonna gli diceva lavati le mani, Totò, diceva l'uomo ha da puzzare. Un altro mondo oggi, no? È un mondo completamente diverso, che oggettivamente è molto più bello, molto più ricco, questo grande cambiamento che c'è nel mondo delle donne, appunto questo ampliamento di orizzonti e di realtà. Il cristianesimo che abbiamo ricevuto ha una mira particolare invece per le donne, perché aveva consapevolezza che le donne del passato erano costrette a una vita di frustrazioni, adesso non che fossero tutte tristi, però una vita complessa, difficile, no? Questo è il motivo per cui si facevano anche tanti figli, perché non c'erano tutti gli elettrodomestici, quindi bisognava avere qualcuno che desse una mano. E allora pensate al nostro cristianesimo, un cristianesimo profondamente mariano, che è una cosa molto bella, ma è una idea anche lì molto, per esempio,
e in un certo senso c'è un eccesso di presenza mariana. Pensate, dire il rosario prima della messa, o tutte le cattedrali d'Italia sono dedicate a Maria. Maria ha più novene di Gesù. È un discorso che aveva un suo significato importantissimo, no? E che era del tutto chiaro alle persone che sono venute prima di noi. Oggi ci troviamo in un altro contesto, dove dobbiamo difendere i maschi, un altro po', no? Anche questa questione dei femminicidi è, come dire, letta al contrario, è di una debolezza incredibile del maschile, no? Di un'isteria incredibile del maschile. La psicoanalisi nasce con Freud per curare l'isteria femminile. Oggi gli unici isterici sono i maschi. Cambiamenti epocali nel giro di pochissimi tempi. E poi pensate tutto quello che riguarda appunto l'ignoranza, no? L'analfabetismo. Oggi abbiamo possibilità, fonti di accertamento, tutti i TG che abbiamo su internet, possiamo veramente informarci su tutto. Quando ciascuno di noi va da un medico, non è che vuole sapere che cosa pensa il medico, vuole sapere se il medico la pensa come noi, cioè se la sua diagnosi coincide con quella che noi tramite Google ci siamo fatti tranquillamente, a prescindere, no, da lui. Se coincide è bravo, se no ne sento un altro, ormai è, no. C'è il primario di oncologia del Niguarda a Milano, ha scritto: tutti coloro che si sono autodiagnosticati un tumore grazie a Google sono pregati, prima di bussare, di verificare su Yahoo. Poveretto, cioè, arrivavano che già avevano un cambiamento straordinario, l'intelligenza, la cosa. Questo perché è importante. Noi abbiamo un cristianesimo che ha davanti, abbiamo ereditato un cristianesimo che parla ancora di dottrina, che semplifica molto le cose, che immagina che bisogna dare dei principi precisi, no? Anche il catechismo, le nostre, sono così, o le omelie, no? Sono omelie che in qualche misura pensano di dover istruire in maniera molto semplice e a volte anche semplificata le cose, perché era un altro elemento. Oggi ci troviamo in un contesto completamente diverso, anche l'uditorio normalmente è molto più qualificato che non nel passato. Poi la questione della sofferenza. Davvero, quando io ero bambino, mia nonna mi diceva in puro piemontese: dopo la quarantina la malattia a mattina. Piemontese di Catanzaro, famoso. Cioè, dopo i 40 anni una malattia al giorno. E oggi siamo in un altro regime, perché appunto c'è tutta la ricerca ci permette di affrontare tranquillamente le nostre sofferenze, i nostri problemi fisici, no? Pensate, oggi se una signora va in farmacia per un mal di testa, prima, cioè, gli viene un altro mal di testa per spiegare esattamente dove è il mal di testa, perché ci sono 5 analgesici diversi per le donne, no? Se cervicale, se frontale, se a grappolo e così via. E uno gli passa pure il mal di testa mentre funziona così. E non solo, sono, come dire, così specializzati, ma sono potentissimi questi analgesici, no? Avete visto, no? Sono iperperformanti. Dall'altro, la prima controindicazione la dice lunga. Può provocare un'emorragia gastrointestinale, con effetti letali. Ti passa il mal di testa e tutto quanto. Potente, no? La nostra è diventata una società, si dice tecnicamente, algofobica, che non ha più nessuna tolleranza con il dolore, con la sofferenza, neppure sofferenza psichica. Pensate che negli anni il numero di operatori di salute mentale è esploso. Attualmente abbiamo 110.000 operatori della salute mentale. Noi preti siamo 28.000. Tra l'altro, essendo i preti più vecchi del mondo, l'ho già detto tutto, no? Capite? Un cambiamento molto profondo anche da questo punto di vista. E poi l'altro elemento, la povertà. E con tutto quello che è successo, la finanziarizzazione dell'economia, tutto questo mondo del capitalismo, no? La possibilità di avere carte di credito, carte di debito, tutto questo mondo ci ha reso molto, ma molto più ricchi, incredibilmente più ricchi di tutti coloro che ci sono preceduto. Certo, possiamo lamentarci e tutto questo, ma noi non abbiamo più nessuno spazio mentale per la povertà. Quando pensiamo al futuro dei figli, l'unica cosa che ci spaventa è la povertà, non avere soldi. E questo certamente è una cosa positiva, perché il sistema del welfare e così via, ma anche qualcosa si perde, no? Con questa mancanza di povertà, di
precarietà che è dentro di noi, no? È così, pensate, non, questi guadagni possono diventare in qualche misura, appunto, sono dei guadagni positivi, ma possono, proprio perché l'umano è sempre qualcosa che ha bisogno di essere mentalizzato, riconquistato, riguadagnato, appunto anche degli elementi ambivalenti. Pensate questo fatto, noi non abbiamo più un rapporto con la morte e difatti ci pensiamo tutti immortali, almeno quando guidiamo. La gente quando guida pensa di essere immortale, cioè, sull'autostrada. Cioè, nessuno pensa di essere mortale, quindi si corre, si passa con i semafori rossi, si fanno delle operazioni incredibili, no? Si sente questo senso di potenza della vita. Il punto qual è? Che per la prima volta nella storia noi abbiamo due generazioni, 31 milioni di adulti in Italia, che hanno un rapporto con la vita completamente differente rispetto al passato, che è un rapporto di piacere, di godimento, di soddisfazione, un rapporto che ha a che fare proprio con questo senso della vita e non più con il senso della morte, del sacrificio, della povertà, dell'ignoranza, della frustrazione. E purtroppo il nostro cristianesimo è ancora molto orientato verso quest'altro tipo di visione. Perché? Perché per 600 anni ha funzionato così. Oggi all'improvviso vediamo che è una cosa diversa. E basta fare un esempio molto semplice, no? Io nel mio testo faccio questa analisi. Se noi prendiamo l'unica preghiera diffusissima tra di noi, ma che non ha origini bibliche, e cioè la Salve Regina, ci rendiamo conto come questa preghiera andava molto bene per mia mamma e per mia nonna e mio papà e mio, ma non per noi, a Valle di Lacri, a Roma, 120 gelaterie aperte fino alle 24, cioè, che stiamo parlando? Cioè le mie signore che mi prendono con Maria, Ugo e compagnia, no? Gementi, piangenti, e guarda, ma signora, il problema più grande che lei ha è un colesterolo a 130, di che stiamo a parlare? Il diabete a 210. È una preghiera che non corrisponde più. È una preghiera molto bella, ma non ha più... Per questo spesso la recitiamo in latino, non ci capiamo niente, va bene lo stesso, no? Perché gli occhi nostri rivolti, tanto sono rivolti alla Barbara D'Urso, Maria De Filippi, Grande Fratello Vip, no? È tutto un altro contesto. Noi siamo i primi che ci siamo innamorati della vita, ci siamo innamorati di questo mondo. E questo ha completamente sconvolto appunto tutte le grandi istituzioni educative, la famiglia, la scuola e anche il cristianesimo. Perché il cristianesimo sinora aveva come punto di riferimento quello di dare una forma di contenimento a quella situazione umana particolarmente gravosa, difficile, di vita breve, di vita appunto con delle frustrazioni, con delle limitazioni, anche con grande sofferenza, sofferenza fisica, con la sofferenza anche della fame. No? Ricordate questa espressione fortissima, puzzare di fame, espressioni molto forti, dell'ignoranza. Ecco, questo ci mette un po' in crisi. E Papa Francesco dice noi abbiamo bisogno di creare una mentalità pastorale nuova per annunciare sempre Gesù. Perché Gesù può essere annunciato a chiunque. Gesù ha sempre da dare e da dire qualcosa a chiunque nel corso dei secoli. E noi abbiamo questo compito qui. E Papa Francesco dice, se non lo facciamo noi, se non lo facciamo adesso, no, veniamo meno al nostro compito, veniamo meno a quella che è appunto la missione che Gesù ci ha detto. Ci ha detto portare il suo Vangelo fino ai confini della terra, a ogni creatura, esattamente a questi qui. E allora la necessità di riflettere, di pensare, non è facile immaginare quale possa essere subito la soluzione, ma questo è il nostro compito, ripensare la pastorale perché diventi sempre più in grado, come dice Papa Francesco al numero 27, di permettere alle persone di andare verso Gesù. E perché oggi si è creato questo problema? Perché le persone, in qualche misura, molto, la maggior parte di noi, molto prese da tutti questi cambiamenti, abbiamo iniziato a lasciarci in qualche misura, ecco, affascinare dal discorso economico, dal discorso della pubblicità, del capitalismo, e abbiamo iniziato a pensare che la nostra felicità è restare giovani per sempre, è vivere la vita al massimo del godimento, al massimo dell'esperienza. E questo va a intaccare molto della nostra umanità,
perché ci trasforma sempre di più in persone chiuse in noi stesse, piuttosto egoiste, individualiste, no? Una studiosa francese ci ha definiti narcinici, non solo narcisisti, non solo cinici, ma narcinici messi insieme. Questo è il momento anche delicato, perché mentre noi stiamo un po' fermi a prendere, a perdere tempo, il mercato ha capito tutto quanto e interviene in maniera molto pesante nella nostra vita, nella vita dei nostri figli, nella vita della società. E la Chiesa non può restare ferma. E questo buona novella del mercato entra in piena concorrenza con il cristianesimo. Allora Papa Francesco ci dice: proviamo a cambiare, ritroviamoci insieme. Lo scopo è sempre quello, portare Gesù agli uomini e portare gli uomini a Gesù. Perché, come dice proprio all'inizio di Evangelii Gaudium, chiunque incontra Gesù prova la gioia vera. La gioia che il mondo ci dà, dice al numero 2, è una gioia, ma alla fine è una gioia individualista e tristissima. Quindi c'è un vero e proprio conflitto. E poi Gesù, dobbiamo fare questa cosa. Finora noi come portavamo le persone a Gesù? Appunto, attraverso questa idea che il Vangelo, il messaggio cristiano, potesse aiutare le persone ad accettare una vita che era una vita dura, complessa, breve, sacrificata, provata, ricca di frustrazioni. Allora ci dice, non ha lui immediatamente la risposta, è qualcosa che deve essere trovata insieme. Poi è chiaro che la parola definitiva nella Chiesa Cattolica rimane al Sinodo dei Vescovi, ma c'è bisogno, visto che la situazione è talmente inedita, talmente nuova, c'è bisogno di mettere insieme appunto la voce di tutti. E le traiettorie che ci ha indicato sono quattro. La prima traiettoria è la sinodalità, poi l'altra traiettoria importante è la missionalità, l'altra traiettoria, ma sono dimenticata, però ce l'ho scritto, la pastoralità, la pista vocazionale e quella popolare. Innanzitutto ecco la sinodalità. Cioè dobbiamo fermarci e pensare. Non possiamo più andare in maniera automatica. Perché andare in maniera automatica significa che quel fossato che c'è tra noi e i giovani continuerà ad aumentare. Questo è qualcosa che non possiamo più permetterci, no? Voi sapete cosa succede nelle parrocchie. Tutti nelle parrocchie sanno che con la cresima i ragazzi se ne vanno. Tutti nelle parrocchie lavorano affinché i ragazzi arrivino alla cresima. Tutti nella parrocchia lavorano affinché i ragazzi se ne vanno. Cioè, è un sillogismo, Cioè, dobbiamo fermarci, Papa Francesco. Se andiamo avanti così, i seminari si stanno svuotando, le case di cura, le suore stanno scomparendo. Voi pensate, negli anni 50, per ogni nuovo sacerdote c'erano 7 suore. Oggi, per ogni nuovo sacerdote, mezza suore. Non che sono basse, sono mezza, cioè è statistica, la cosa, vedi? Tutti questi fenomeni dobbiamo in qualche misura ecco, pensare, riflettere, trovarci insieme, riflettere, pregare, invocare lo Spirito Santo. Ma soprattutto quello che dice Papa Francesco è che dobbiamo trovare il noi ecclesiale, che va al di là dei ruoli, che va al di là delle singolarità, lavorare insieme, sentire che qualcosa che tocca tutti e che questo cambiamento poi mette un po' a repentaglio soprattutto i sistemi educativi, perché non c'è solo la questione della fede. Il sistema educativo che è saltato in aria è innanzitutto quello familiare, quello dell'educazione, quello è saltato in aria. Allora c'è creare un noi corale. Perché questo è importante? Perché da una parte abbiamo visto il grande coraggio dei vescovi, no? Dall'altra le nostre resistenze sono incredibili, perché quando un vescovo chiede a un parroco di spostare la messa di mezz'ora, cioè arrivano le lamentele a Roma. Cioè, capite? Cioè, arrivano le lettere, denunce, e qui sta messa si diceva dai tempi di Abramo, cioè. No. E come hanno osato spostare. Quindi capite che ci sono da una parte il coraggio, dall'altra le resistenze, se non creiamo un noi, e Papa Francesco, ripeto, non è che ci ha detto cambiate, là lo dice chiaramente, dovete cambiare l'orario delle messe, lo stile della liturgia, il modo di incontrarvi, poi proprio alla fine non facendo più esempi ogni cosa, e quindi se non si crea un noi, come si può andare avanti? Cioè, sarà comunque una cosa, è già traumatica, comunque sarà traumatica,
ma se non c'è un noi che l'accoglie, che la pensa, sarà ancora più traumatico. Per questo abbiamo i primi, poi noi abbiamo il cammino sinodale della Chiesa italiana e il sinodo dei vescovi. Quello della Chiesa italiana addirittura è previsto in 4 anni più altri 5 di rilancio. Quindi, per cambiare un'altra parola. Speriamo non per cambiare un'unica parola. Poi Papa Francesco ci ha detto c'è bisogno, ecco, di lavorare molto sulla vocazione. Perché vedete, quando c'è un cambiamento d'epoca come questo, il ruolo più importante ce l'hanno gli adulti. E il punto è che gli adulti, noi siamo ormai troppo, in qualche misura, diventate prede facili, vittime facili di questo sistema economico, che ci vuole sostanzialmente rimbecilliti. Capite? Ci vuole rimbecilliti, ci vuole consumatori permanentemente insoddisfatti, per poter continuare a vendere un sacco di cose e non usa, cioè non risparmia nessun mezzo. Allora, qui ci vuole anche una parola forte per gli adulti, una parola forte che restituisca agli adulti a quella che è la loro vera missione e vocazione, no? E cioè di generare, di dare la vita, di permettere ai bambini di crescere, di riscoprire che la vera gioia non è solo consumare, ma anche di generare. È come se, appunto, noi siamo passati da una situazione di questo tipo. Ci avessimo chiesto a mio papà qual è la sua felicità, signor Matteo, e lui avrebbe risposto in maniera molto semplice: fare qualcosa per i miei figli. Siamo passati da questa cosa qui a quella cosa, dice, qual è la tua felicità? Restare giovane per sempre, poi se posso fare anche qualcosa per i miei figli va bene. Il mio obiettivo è appunto l'autopromozione di me. No, e questo oggi molto forte, si sente davvero molto forte, no? E vedete, gli adulti siamo proprio prede di tutto questo. C'è un cambiamento potente, noi non preghiamo più ma facciamo ginnastica, non facciamo digiuni ma facciamo le diete. Il nostro mondo religioso è tutto quello lì, è la fede calcistica, il nostro mondo religioso è davvero qualcosa di profondo. Io mi occupo da tanti anni di, appunto, di indagini sul mondo giovanile e la fede. A un certo punto abbiamo deciso che era importante chiedere non solo cosa loro pensano della fede, ma anche quale esperienza avevano avuto a casa. L'altra volta ricordavo, in un quartiere di Roma, la Magliana, io feci questa indagine, c'ho tutti questi ragazzi, avete mai visto papà pregare? Avete mai visto mamma pregare? Avete mai visto mamma leggere il Vangelo? Avete mai visto papà parlarvi della Chiesa, non del giocatore del Juventus, di queste cose qua? E dopo un quarto d'ora di silenzio assordante si alza uno e dice: guarda, quando la Lazio gioca fuori casa, papà si avvicina al televisore e secondo me prega. Perché una ragazza si alza e dice: beh, se mettete così, la domenica mattina mamma, prima di salire sulla bilancia, recita il Gloria al Padre. Capite? Cioè, e questo è un cambiamento importante, perché gli occhi di noi adulti sono la prima mappa del mondo, gli occhi di noi adulti sono il tabernacolo vivente di Dio, gli occhi di noi adulti sono la prima carta d'identità dei figli. E più questi occhi sono presi di noi stessi, della nostra immagine giovane, della nostra immagine potenza, che certo è la prima volta che lo possiamo fare. È un cambiamento che, ripeto, è evolutivo, importante, bello. L'altra volta raccontavo il mio shock. Io ho iniziato facendo il confessore in cattedrale, 30 anni fa. Era facilissimo. Dopo 2 settimane ero come alla coppa. Passavano le persone senza dire peccati, già guardavo le scarpe, le mani, sapevo quali erano i peccati. 30 anni fa quella era il peccato. Adesso, quando vai in confessione, l'ultima volta, un vecchietto di 74 anni, ho tradito la mia fidanzata. Mi fa lo spelling per favore. Cioè, divorziato. Tramite Facebook aveva trovato la sua amica della scuola elementare e l'aveva tradita. Ovviamente grazie al Viagra. Io poi gli ho fatto i complimenti. Vabbè, adesso c'è cioè, un cambiamento. Ma è questo il punto, capite? Gli adulti sono fondamentali e l'economia l'ha capito. Se voi vedete, la pubblicità è molto mirata proprio a noi. Pensate, ma quante volte deve cambiare uno l'auto? Dici che può durare 10 anni di garanzia, ma non ci arrivi, perché secondo loro la devi cambiare l'anno dopo la macchina. Cioè, sempre queste cose, perché la macchina è sempre più grande. Poi dico, si chiama fuori strada, ci sarà un motivo, no? Eppure, no, questo cambia. Allora,
richiamare gli adulti, richiamare noi stessi. Questo è molto, è una cosa veramente la ferita più grande che c'è in questo momento storico. Poi Papa Francesco dice il carattere missionario. Lui su questo è molto forte, molto intenso. Voi che appunto leggete e portate avanti la Evangelicale, lo sapete meglio di me. Il punto è questo, ma per noi essere cristiani è una cosa bella o no? E questo è il punto. A volte certi cristiani sono cristiani come quelli che sono nati in terra, per una serie di ragioni astrologiche, sociali e così via, si trovano in terra o milanisti. Ed è una specie di maledizione, no? Tutta la vita, così. O i juventini, poveri. No. E noi a volte, Papa Francesco, questo insiste, no? L'avete presente, faccia da funerale, quaresima permanente, cristiani pipistrelle, cioè, su questo, cioè, non si risparmia. Giustamente, a un certo punto, l'anno scorso ha detto, ma se voi che siete credenti siete sempre così tristi, che pubblicità fate a Gesù Cristo? La gente vi guarda e si domanda, ma questi sono depressi perché credenti? O sono credenti perché depressi? E giustamente se ne vanno i ragazzi. Ma la missionarietà, la gioia, la festa, la gente dovrebbe entrare nelle nostre chiese e vibrare della nostra vibrazione di festa. Io ci sono delle volte che sento dei canti, che chiudo le porte per evitare che la gente entri. Mi ricordano i lupi della Sila Calabrese, certi alleluia, no? Che siamo in un contesto che la missionalità è questa, la gioia, la vita. È una cosa così. Ormai noi, anche i preti, purtroppo, per questo è importante il feedback, per questo è importante partecipare. Siamo in una partecipazione ipnotica, no? Ci siamo abituati a tutto. Arriva la gente, dice il corpo di Cristo. Ti guarda un po', la so, dammi qualche secondo, la so, grazie, prego, siamo qua tutte le sere, è aperto, non c'è bisogno del Green Pass, cioè, che stiamo, capite? Io ci sono funerali, che per fortuna mi risponde il morto, perché tutto il resto è un'altra parte, cioè, la missionarietà è sta cosa qui, cioè, e noi dovremmo valorizzare, perché nelle nostre parrocchie sicuramente ci sono delle cose che parlano di Gesù. Ci sono degli eventi, ci sono delle feste, per esempio, e ci sono altre che parlano del parroco che c'era 100 anni fa e che si è inventato una cosa, o della comunità che abitava quella parrocchia e che ormai non dice più niente. La missionarietà, questo è molto importante. E qui vedete, certo, ci vuole un po' di generosità. Noi negli ultimi anni abbiamo provato a fare dei piccoli cambiamenti, allora sono venuti fuori questi gruppi, Benedizione di Dio, dalla Chiara Ammirante, passando per Chico, Sant'Egidio, CL, sono delle grazie di Dio. Ma oggi è il momento, siamo in una situazione talmente così forte che non si può più mettere il timbro. Cioè, è una cosa corale che tocca un po' tutti ed è necessario avere questo senso di generosità. Per cui questo significherà, capite, ripensare le diocesi, ripensare le unità, le foranie, ripensare le parrocchie. E ci vuole molta generosità. E poi l'ultima cosa che dice Papa Francesco, appunto, questa dimensione popolare. E qui siamo chiamati un po' a fare una profezia, no? La dimensione popolare significa toccare, lo avevo già accennato prima, ciò che oggi veramente è in crisi. E ciò che è in crisi oggi è la vita dei piccoli. Noi lo sentiamo, no? Che fanno fatica a crescere, fanno fatica a trovare la propria strada. Perché il sistema educativo è molto in crisi, perché noi, vedete, ci sentiamo giovani, quando un papà o una mamma si sente giovane non riesce a fare l'educatore. Dicevo prima, no? Un dodicenne c'ha un papà di 42 e una mamma di 48. Allora, se lui è ancora giovane, perché gli mancano 12 anni prima di diventare adulto, ed è per questo che si mette le snipes, si mette tutti questi scarpe, pantaloni, le calze gallo, va avanti così, no? Lei è giovanissima, cioè 42 anni, per cui sfida anche le leggi della fisica. Pensa a 70 kg e si mette i leggings, cioè, cose di questo, cioè, cose assurde, capito? Ma allora, se lui è giovane, lei è giovane, e vedono questo di 12 anni, che cos'è questo di 12 anni esattamente? È un neonato. E come si trattano i neonati? Ma voi capite che trattare un dodicenne da neonato è una cosa... Il neonato, cioè il non neonato, dice Winnicott, forse conoscete questo nome, devo dire una parola difficile, se no dici che sei venuto da Roma. Cioè questo autore qua dice
un adolescente ha bisogno più della sua vita di un adulto con cui scontrarsi, perché altrimenti non può crescere se non trova una resistenza adulta. Capite le difficoltà? E allora popolare significa aiutare gli adulti, no? A riconciliarsi anche con la vita. È quello che vi ho detto all'inizio, mi dispiace, ma diventerete vecchi e morirete. Pure io, non lo so, devo pensarci un attimino. Cioè, accettare che è chiaro, oggi è più difficile, ce lo dobbiamo dire. Abbiamo tante possibilità. Questo è inevitabile, è vero. A 50 anni c'hai ancora tanta vita da mordere. E abbiamo vite lunghe. E quindi la morte, cazzo, ci fa paura. Ma non perché la morte, ma proprio perché qui c'è parecchio, insomma, dove in cui godersi. Hic manebimus optime, no? Qui c'è molto da stare bene. Eppure, vedete, se non riusciamo anche a recuperare questa dimensione dell'invecchiamento, questa dimensione della debolezza, quella sta dimensione anche del morire, non facciamo spazio agli altri. Questo è il punto. Non li attrezziamo a succederci. Non creiamo lo spazio possibile perché gli altri possano prendere il nostro posto. E questo nella società è del tutto evidente. Lo vediamo, no? Non voglio fare esempi concreti perché dovrei parlare di politica. A quest'ora non è carino parlare di politica. Si vede, no? Nessuno ha intenzione di lasciare nulla, no? E questo forse anche nella Chiesa, no? Dovremmo un po' tutti ripensare, no? Cosa facciamo noi per permettere ai giovani di prendere il nostro posto, no? Di prendere le nostre responsabilità e così via. Questo è una cosa molto importante. Vedete, noi abbiamo il grande farmaco per tutto questo. Il farmaco per tutto questo è quella unica parola che finora è risuonata in maniera fortissima per il nostro contesto nel Vangelo: la risurrezione. La risurrezione. E cioè l'idea, la promessa, l'immagine che questa vita, che adesso amiamo molto, ma molto di più che non i nostri predecessori, è solo il primo tempo. Grazie della vostra attenzione. Grazie per quello che hai detto e anche per il modo con cui l'hai detto, diciamo, perché le cose dette in questo modo entrano più anche nella vita e nel quello che noi facciamo e viviamo. Abbiamo un po' di tempo, quindi se qualcuno vuole dire qualcosa, chiedere qualcosa o dire qualcosa, vi prego di non fare omelie, ma dire anche delle cose che vi hanno colpito, che possono essere utili per tutti. Basta stare, credo, al posto, vi alzate e magari togliete la mascherina, se volete. Prego. Niente, tutti contenti della... di morire. È una cosa chiara. Oh, allora, tutti i lettori di Evangelica Audio, ma poi forza. Eccola, prego. Alzati. Veronica. Immagine televisiva, prego. Il tema dei giovani che lei ha citato, io ho letto qualche suo scritto, la prima generazione incredula, qualche anno fa. E il tema dei giovani, il fatto che questi giovani, lei ha citato anche in passato anche l'ateismo giovanile, collegato, c'è questo collegamento con l'iniziazione cristiana, quindi che deve essere veramente il termine, cioè la Cresima deve essere un inizio e non una fine. A tal proposito bisogna fare secondo me molto in questo senso, e cioè di riprendere i giovani, quindi di non creare questo gap tra gli adulti e i giovani,
soprattutto di attrarre i giovani su temi che sembrerebbero lontani. In realtà i giovani sono molto attenti ai temi quali l'ecologia, la terra, la solidarietà e l'amicizia. Quindi è importante, secondo me, come anche la settimana scorsa il vescovo ha celebrato dei crismi da noi, infatti durante l'omelia, oltre a spronare i giovani a non abbandonare la parrocchia, ma ha citato dei temi che sembrano magari distanti da quello che può essere, quello che può essere un'omelia standard, ma in realtà, come dice lei, ha trattato temi quali la COP26, temi che riguardano appunto, che possono attrarre i giovani, come dicevo, come la terra, come solidarietà, come la giustizia, perché anche la giustizia è un tema su cui i giovani, su cui sembrerebbe che i giovani siano lontani, in realtà sono molto attenti e proprio per questo i giovani hanno bisogno anche di figure da seguire, e per questo per loro anche Papa Francesco è un riferimento perché tratta di temi quali solidarietà, fratellanza, giustizia. E non diamo quindi per scontato che i giovani siano solo gli influencer, che per carità ci sono ed è giusto che ci siano, perché anche loro fanno attività dell'economia, però i giovani sono attenti a temi quali, ripeto, temi che anche il nostro vescovo ha trattato durante l'omelia. Quindi nel fare il nostro percorso, il nostro cammino di sinodo, cerchiamo di parlare ai giovani e di parlare di questi temi, non sottovalutiamo i giovani, ma pensiamo che siano attenti a temi così importanti. Bene, grazie. Adesso devo fare ascoltarvi. Alcune cose mi hanno impressionato su quanto ha parlato il relatore. Prima di tutto sulla vecchiaia, quando si diventa vecchi, quando si è giovane ancora, eccetera. E te come ti senti, giovane o vecchia? Io mi sento giovane. Bravo, risposta sbagliata. Allora, prima di tutto, anche il fatto un ragazzo che è di 12 anni che vede la mamma giovane, eccetera, io credo che è molto importante non soltanto l'educazione che si riceve attraverso le riunioni che si fanno, eccetera, ma soprattutto che siano i genitori in casa a dare l'esempio, non a parole, ma attraverso tutta la vita che loro fanno. Perché è vero che noi apparteniamo ad una società completamente diversa da quella nostra, però noi abbiamo gli esempi dei nostri genitori. Io sono dell'isola di Monza e mio padre navigava, per cui quando veniva a casa, prima di tutto mia mamma sempre chiedeva a papà per favore le cose, e poi ogni cosa che capitava, signore grazie per le gioie che ci dai, grazie. Ecco, questo fatto è rimasto dentro. Per cui tutto ci circonda, è tutto grazie e bellezza di Dio. Ora, se una mamma pensa soltanto a farsi bella e non pensa mai al bambino, quando va a letto si fa il segno della croce e dice ringraziamo il Signore perché tutto quello che ti ha dato è dono suo. La mattina quando ti alzi, grazie Signore Gesù, guida i miei passi, che il Signore ti accompagni sempre. Questo diventa vita che passa dai grandi ai piccoli. Perché quando noi facciamo catechismo e si ascolta, è vero che io dica ai bambini attenti, perché abbiamo due orecchie e una bocca. Che cosa vuol dire? Che dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno. E la nostra bocca, prima di parlare, c'ha due cose, i denti e le labbra. Allora devi parlare poco, però devi ascoltare. E poi deve riflettere, perché ogni deve passare la parola dal cervello al cuore, e questo è importante nella vita. Bene, sono assunta. Coraggio, concludi, perché sennò qui ha concluso. È molto importante formare le famiglie. Bene. Perché i figli stanno in casa e più ore. Adesso con questo fatto Bene. Che i genitori tutti lavorano e te la affidano al nido, te la affidano alla scuola fino a tardi. Se i bambini arrivano a casa, mangiano e vanno a letto. Ok, grazie. Grazie. Grazie giovane suora assurda. Prego. Guidati. Eccolo.
Prego, certo. Dall'aggiù, se ti avvicini forse ti sentiamo e poi Paola, intanto comincia tu Paola mentre lui arriva, prego. Chi vuole, su. Parla più forte. Augusto, vieni più avanti però, se no poi dobbiamo ricominciare. Parla più forte Paola. Lei non pensa, non crede che c'è anche un'altra, un altro gatto che forse si è creato da questi genitori di figli, e cioè il fatto che questi ragazzi di 11-12 anni a volte devono crescere più dell'età che hanno, perché gli vengono affidate delle situazioni che i poverini non ce la fanno a tenere sulle spalle, o perché a causa di tanti motivi veramente seri sono costretti a rimanere tanto tempo da soli, quindi non sono poi così piccoli questi ragazzini, ma forse devono crescere anche con una velocità non psicologicamente, psicologicamente adatta. Bene, Augusto, e poi facciamo rispondere un momento Don Armando e eventualmente, prego, avvicinati a Google perché così se ti senti... Chiederne, se in questo cambiamento radicale la parrocchia come forma di presenza del cristianesimo, soprattutto qui in Italia, e diciamo più tradizionale, è ancora una risorsa o non è più, o piuttosto una sorta di freno a mano? Poi avrei una curiosità, se secondo lei il sinodo dei giovani è stata una piccola svolta nel rapporto tra la Chiesa e il mondo giovanile. Ok, Don Armando se sì. Vuole intanto. Il mondo giovanile è attraversato, sì. Il mondo giovanile è attraversato da molteplici tensioni e come corollario di quello che ho detto, anzi come conseguenza, in un mondo in cui noi adulti facciamo fatica a immaginare il nostro tramonto, immaginare semplicemente il nostro invecchiamento, il nostro divenire deboli, è chiaro che i giovani si sentono superflui. Questa è la grande sofferenza del mondo giovanile. Loro che sono la forza, che sono la risorsa, non è un caso che la parola giovane viene dal latino juvenis, juvare, e indica proprio la forza, no? Come Juventus. Cioè, tutto il plesso etimologico è questo. I greci, dice il professore, chiamano i giovani neoi, cioè nuovi, geniali, genuini. Quindi i giovani sono forza e novità. E questo perché è normale, la generazione nuova che viene gode tra i 15, 20, 30 anni del massimo dell'energia fisica, massimo dell'energia psichica, massimo di energia riproduttiva, massimo dell'energia spirituale. Ma a tutta questa insieme di persone noi diciamo devi aspettare. Oggi per fare fuori un giovane basta dirgli sei giovane, quindi devi aspettare. E questo crea da una parte una ferita enorme, che appunto questo senso di dolore per un'energia che non può essere messa in moto, che non viene messa in moto, anzi per questo poi i giovani si tuffano nell'alcol, si tuffano in queste cose un po' strane che sono i giochi della morte, si tuffano nell'alcol, nella violenza, nei social in maniera piuttosto forte come gli hikikomori, non perché cercano piacere ma perché vogliono in qualche modo disattivare questo dolore, cioè una ferita di chi è portatore di un'energia enorme alla quale gli si dice poi. Questo, quindi molti giovani vivono questa situazione davvero di grande dolore, di grande situazione che si esprime anche come forma di rabbia, di violenza, di distruttività, perché il sistema è piuttosto ingabbiato, soprattutto nel nostro paese. Basterebbe leggere i report della Fondazione Agnelli per vedere come c'è una incredibile ingiustizia nell'allocazione delle risorse nel nostro paese. Diamo pochissimo, non ci sono leggi sugli affitti, non ci sono leggi per quanto riguarda anche il lavoro, vediamo la fatica che c'è. Dall'altra parte c'è appunto quella forza, quella genialità del mondo giovanile, trova dei nuclei come quelli che le citava Veronica, dei nuclei di resistenza straordinari,
come Future for, Friday for Future, March of Our Lives, No Occupy Wall Street, Uccideteci Tutti, Libera, il CERMIG, Comunità di Sant'Egidio, altre realtà molto, molto forti. Ma ad interpretare bene questo tipo di, e Papa l'ha capito, cioè il tema, l'ecologia, la solidarietà, dietro questi temi c'è un tema unitario molto forte. Il tema unitario è una domanda che rivolgono a noi, cioè è possibile che ci avete messi al mondo solo per fare soldi e per restare giovani in eterno? C'è una domanda di umanità. La domanda è: qual è il senso dell'umano? E il senso dell'umano può essere solo restare giovani, immortali, fare soldi, fare viaggi, può essere questo solo, o non è piuttosto appunto la cura, la generatività, la prossimità, quello che Papa Francesco ha intuito, no? Noi siamo l'unica specie che possiamo perdere tempo e denaro per gli altri. In Fratelli Tutti, Papa Francesco ha detto: la salvezza passa solo se diventiamo tutti buoni samaritani, e cioè gente capace di perdere tempo e denaro. Non è una sfida semplice, no? I giovani lo sanno, l'hanno capito. E allora tutto il loro mondo ruota intorno, ovviamente loro hanno sentito il Papa Francesco uno che rilancia in maniera molto chiara queste cose. Io ho scritto tantissimo, tutti i discorsi del Papa, un'immagine 31 dicembre 2016, Papa Francesco dice: abbiamo creato una società in cui c'è questo miraggio della vita eterna e della giovinezza eterna, e di fatti facciamo fuori i giovani, li costringiamo ogni giorno a bussare a porte che non si apriranno mai. Christus Vivit 181, gli adulti sono ladri della giovinezza e hanno votato il loro cuore all'adorazione della giovinezza. Interessante. La pubblicità, numero successivo, utilizza il corpo giovane contro il giovane. Paradossale, no? Questo, pensate, le pubblicità per i colori dei capelli sono fatte da ragazzini di 22 anni che normalmente non è che avrebbero bisogno, tutto un gioco di specchi veramente interessante. Quindi è chiaro che questo è, io personalmente ritengo che noi entriamo in sinodo proprio perché abbiamo questo problema, e tutto deve essere fatto per riuscire in qualche modo a recuperare terreno su questo, su questo punto, cioè di comunicazione con il mondo giovanile. Quindi, e questi temi devono entrare per forza dentro, no? Cioè la ingiustizia intergenerazionale è la cosa più evidente che noi oggi abbiamo. Noi abbiamo superato allegramente il Covid, lo stiamo superando giusto perché abbiamo preso 300 miliardi dalle tasche dei nostri figli, e l'Europa ne ha preso 1100 miliardi e l'America 1900 miliardi di dollari. È così che lo stiamo superando, non in altro modo. Non c'è stata una tassa, per esempio, sulla proprietà, una tassa su noi, anzi adesso abbassiamo le tasse, ma abbiamo preso soldi di chi? Dei nostri figli. Quindi è chiarissimo che c'è questa, quindi sicuramente questo è un tema importante, decisivo, fondamentale, ecco, per la cosa. E qui posso già rispondere all'ultima domanda: il sinodo sui giovani purtroppo non ha dato i risultati sperati. È stato, adesso non sono dell'opinione di Marco Marzano, questo sociologo di Bergamo, che dice, lo ha definito il sinodo più inutile della storia, ecco, questo è un po' esagerato, però certamente non ha aggredito i problemi che potevano essere, insomma, erano lì, e soprattutto si è limitato sostanzialmente a dare un giudizio sui genitori, come ci diceva benissimo anche Suor Assunta, e a dire: i genitori di oggi sono tutti così, venite in chiesa che vi aggiustiamo noi. Insomma, non è proprio il massimo, non è una comunicazione particolarmente brillante. Almeno il documento finale va un po' in questa direzione, no? Quando si insiste sul discernimento, l'idea è: abbiamo un modello educativo che è entrato profondamente in crisi, genitori che copiano i figli, che diventano discepoli dei loro discepoli, e che quindi non possono fare il loro mestiere. Noi abbiamo una grande tradizione di discernimento e così via, e quindi possiamo sostituirci in qualche modo, ma da questo punto di vista sicuramente non è stata una soluzione molto, molto forte. E quello che lei diceva, certo, i genitori, oggi essere genitori è sempre una cosa difficilissima, no? Non è mai, pensate, non è che c'è bisogno di andare chissà dove. Qual è
il primo dei comandamenti che Dio dà a proposito dei rapporti umani. Onora tuo padre e tua madre. Che nella nostra logica, di noi del 2021, è una cosa strana. Perché mio figlio dovrebbe ricevere un comandamento per volermi bene? Con tutto quello che ho fatto per lui. C'è bisogno di un comandamento. Con tutto l'acido folico che mi sono beccata, tutta la vitamina D, zinco, ferro, magnesio, potassio. Per questo poi escono dei vitelli, non escono dei bambini, no? Quando nel passato alla gestante l'ovetto sbattuto, adesso vai da questo semidio che è il ginecologo, no? È una figura, appunto, ti stanno lì, cioè è una cosa impressionante. È tutto cambiato, molto più complicato il rapporto, no? Proprio perché se noi facciamo l'esempio di prima, se noi guardando il dodicenne abbiamo quest'idea appunto di un neonato, ma se guardiamo il neonato che guardiamo? In una società dove la giovinezza, questo senso di forza, di potenza, di vizio, c'è una visione magica, il bambino è qualcosa di magico, non è più riconosciuto un minore, come dice il diritto civile, non è riconosciuto appunto come uno, secondo il diritto canonico, a cui manca l'uso della ragione. Fino ai 7 anni, l'uso della volontà e della ragione, no? Non riusciamo più a interpretare il piccolo per quello che è, ma abbiamo una visione magica. L'ultimo battesimo che ho fatto prima del Covid, che nome date al vostro bambino? Leonardo. Ci darei a sottolineare che non è il genio del Rinascimento, ma è una tartaruga ninja. Chi non sa cos'è una tartaruga ninja, vada su Wikipedia, che questa voce ci sta. E per Leonardo, cosa chiedete alla Chiesa di Dio? La nonna fa, a salute. L'altra nonna, per non essere di meno, dice, un buon lavoro. Il nonno dice, beh, è una buona moglie? Allora ho detto, vabbè, a Leonardo chiediamo al Signore, a salute, un lavoro. E il battesimo? Ah sì, anche il battesimo. Cioè, anche il battesimo. E un altro battesimo, qualche mese prima, esco fuori dalla porta, vedo il papà, non vedo né il bimbo né la mamma. Lo chiamo, dico, cos'è che vi è sfuggito del battesimo? Dice, no, guarda, noi abbiamo deciso che Leonardo, anche lui, si sveglia quando vuole lui. Non dobbiamo svegliarlo noi, perché lui, già, fa lui, capisci? Cioè lui si sveglia, quindi quando si sveglia, mamma, e verrà la mamma, possiamo iniziare qualche cosa così. Pensate oggi, la fatica enorme che hanno i due genitori è trovare il nome al bambino. E questi sono fenomeni che noi ancora abbiamo un minimo, i romani, i laziali, gli italiani, siamo un po' più grossolani. Ma nel nord Europa, dove si sono proprio già bevuti il cervello, una delle cause di divorzio è proprio, o di separazione, il nome del bambino. A tal punto che c'è un'agenzia, ve lo dico, potete usare questa informazione, che al solo modico costo di 26.000 euro aiuta i genitori a trovare il nome giusto, capite? Quindi quindi lei ha perfettamente ragione, le famiglie devono diventare, e quello che Papa Francesco diceva un po' più, diciamo, più generale, gli adulti, no? Le famiglie devono essere fatte da papà e da mamme che fanno gli adulti e che quindi vivono quell'esperienza che lei raccontava sull'esperienza appunto della gratuità, e che sanno riconoscere anche l'identità del bambino, che è un piccolo, no? Freud usa un'espressione per dire bambino, che adesso mi sfugge, praticamente quando definisce bambino dice un mafioso, cioè quando è un bambino pensa di avere davanti un mafioso, no? Un perverso polimorfo, ecco, così, che tradotto in italiano è un 'ndranghetista, e quindi devi aiutarlo a entrare dentro la logica umana, le regole, i diritti, gli obblighi, perché lui farebbe di tutto, non ha nessuno. Voi sapete, i bambini per tanto tempo due cose fanno, mangiano e fanno la cacca e basta, e per il resto poi quando iniziano vogliono fare tutto così. Quindi se non c'è un genitore che lui è fermo e non pensa di essere ancora giovane, ad avere tempo, che non sa che cosa farà da grande, ma lo vive, è chiaro che... E pensate che questa cosa ormai è diventata molto vigente. Per educare, come diceva lei, ci vogliono degli adulti con una certa predisposizione. Il primo atto educativo è quello che passa dal cibo, perché il primo svezzamento dalla tetta
al cibo ed è il primo contatto con la realtà, è il primo contatto con le tradizioni, perché ogni tradizione mangiamo in modo diverso, è il primo contatto con appunto il mondo dell'umano. Cosa fanno i genitori oggi, proprio perché, come diceva lei, lavorano, hanno un sacco di impegni? Hanno deciso di risolvere il problema in modo semplicissimo. Chiedono ai bambini che cosa vogliono mangiare. Io ho sentito una mamma chiedere a un bambino di 2 anni, amore, che cosa vuoi mangiare? E io mi sono chiesto, ma cosa si aspettava sta mamma di risposta? Dice, mamma, guarda, ultimamente l'apporto proteico non è stato all'altezza dei miei bisogni elementari, non so, una bella bistecca? A 2 anni. E chiaramente il bambino che cosa dirà? Dolci, patatine, così via. E abbiamo i bambini più obesi d'Europa. Questo perché anche lì fare il genitore, come diceva lei, no? Voi ricordate quelle frasi, io penso lei sicuramente, anche io, quando non volevamo mangiare come usavano i nostri genitori, o ti mangi. Quando volevano essere più sottili, no? I sensi di colpa, i famosi bambini africani, no? Che avrebbero sofferto, no? Era un modo, però in quel modo che si introduce nell'umano. Ma questo, io non penso che mia mamma era contenta nel dirci ti butti dalla finestra, però era un modo per introdurci dentro questa, e senza questa qualità umana, quindi certamente è così. E quello che diceva poi Paola, la questione, ci sono poi delle situazioni, certo, in cui anche questo aspetto della crescita più in fretta, no? Può capitare, questo sì, perché le configurazioni familiari sono molto rapide, molto, molto veloci, e da questo punto di vista allora anche una comunità cristiana, ecclesiale, dovrebbe recuperare il senso, no? di un'appartenenza, che i figli appunto sono gestiti anche sono bene prezioso di tutti, e quindi aiutare, stare attenti alle situazioni difficili, proprio per evitare che i piccoli si trovino in situazioni di questo tipo, con delle sfide che sono al di sopra della loro, come dire, della loro età. Questo mi pare che sia importante da tenere presente. Ma l'ordinario è più nella logica, ecco, che va, come dicevo prima, in questa promozione esagerata, ecco, del piccolo, no? Vedete, quando un genitore porta un bambino alla scuola elementare, non è che gli dice alla maestra, ecco, lui è Leonardo, Sofia, no, dice, lui è Leonardo da Vinci, Madame Pasteur, cioè tutto un mondo così, no? E anche la questione, per esempio, come accennavo prima, del battesimo, no? Questo sguardo magico che impedisce anche di sintonizzarsi con il messaggio ecclesiale. Perché noi diamo il battesimo ai bambini? Che è una tradizione che sappiamo è del IV secolo in poi, IV-V secolo, no? Perché appunto l'umano ha bisogno di Dio, del riferimento a Dio, della trascendenza, della grazia. E nello sguardo genitoriale odierno, questo non c'è più. Il bambino viene visto come un messia, come uno dotato di cose particolari, e quindi lì bisogna stare anche molto attenti nel ripensare i sacramenti, perché non c'è sempre la consapevolezza, no, della salvezza, del bisogno della salvezza. Sono dinamismi, ripeto, per questo Papa Francesco ci mette un po' in urgenza, perché se noi non facciamo niente, non è che le cose rimangono come prima, possono facilmente anche cambiare, trasformare. Uno dei problemi di oggi è proprio questo, no? Che molte volte i sacramenti non sono vissuti con l'intenzionalità con cui sono stati appunto fondati da Gesù, ma vengono stravolti da chi li riceve in un qualche modo. E poi la parrocchia. Ecco, Papa Francesco, un po' in discontinuità direi, anche con i due pontefici che l'hanno preceduto, ribadisce la assoluta importanza della parrocchia. Ha questi numeri molto chiari, dove dice che la parrocchia deve rimanere il centro di riferimento della pastorale del futuro, e anche tutte queste bellissime novità che sono i movimenti, i gruppi, devono
riconfigurarsi nei confronti della parrocchia. Però aggiunge una parola molto semplice, che è anche molto interessante, cioè la vera caratteristica della parrocchia è la plasticità. Usa questo termine, no? La parrocchia è nata plastica, non è nata rigida, è nata proprio in questa capacità di seguire gli esseri, appunto, le comunità lontane dalle città, quando arrivano i barbari e così via, e questa plasticità non può essere dimenticata. Quindi è uno strumento che, sebbene molto, molto più, come dire, malleabile di quello che noi pensiamo. E proprio 2 anni fa la Congregazione per il Clero ha fatto un documento proprio sulle parrocchie in cui ha anche indicato alcune cose. Però anche qui c'è, il discorso rimane sempre quello anche della nostra disponibilità. No? È chiaro che in uno sguardo al futuro, per tante ragioni, noi non potremo più permetterci tutte queste diocesi, tutte queste parrocchie, però ci vuole anche la disponibilità, no? E la disponibilità nasce quando si ha insieme un obiettivo, no? Il Vescovo insiste molto su questo. Se ognuno pensa solo al proprio orticello, solo alla propria cosa, invece l'obiettivo dovrebbe essere quello che, appunto, la Chiesa diventi un luogo dove chiunque possa incontrarsi con Gesù e tutto possa essere in qualche modo funzionale a questo. Allora, se questo è l'obiettivo, si possono fare delle riforme, si possono pensare insieme, che comunque avranno un tratto traumatico, questo è fuori discussione, ma se condiviso, se è un percorso, se è un cammino fatto insieme, può anche diventare poi operativo. E questo è il senso per cui ci ritroviamo insieme, preghiamo insieme, ragioniamo insieme, vi siete beccati pure me oggi pomeriggio. Bene, grazie ancora per quello che ci hai detto e speriamo di rivederti qui qualche altra volta, chissà, visto che